sono un operatore sociale della cooperativa Al Camino. E sono stato anche un utente della comunità di Città della Pieve. All'inizio degli anni 90 sono entrato in comunità. La conosco da quando non c'era il pollaio, da quando non c'era la serra, cioè io conosco questa comunità da quasi sempre. Posso dire che nel tempo si è evoluta sempre di più, con più professionalità, con più casi di riuscita. Cioè noi abbiamo qua adesso in questa piazza, insomma, manifestando, cioè abbiamo persone che hanno fatto il programma di noi nell'87, nel 90, che però sono rimasti legati a questo tipo di intervento, perché noi, il nostro programma fa esclusivamente il rapporto con la persona, non è lavorativa, è terapeutica, e deve esistere una realtà così, deve esistere, che è completamente diversa da tutte le altre che almeno fino adesso noi conosciamo. Perché purtroppo con il tempo e con questa nuova giunta siamo ritornati praticamente 20 anni indietro. Hanno creato dei bandi, perché essendo la comunità è situata in una tenuta di proprietà del Comune di Roma, e la gestione alla comunità è data in carico alla cooperativa Al Camino. Chiaramente come ente pubblico dovrebbe aver bisogno di gara per aggiudicare la gestione della comunità. Chiaro, nel tempo però si è pure visto, tramite le altre giunte e cose di questo genere, che il nostro intervento era funzionante, era funzionale, funzionava, perché no, abbiamo dei buoni risultati, ottimi, riconosciuti da tutti a livello nazionale e internazionale. Dopo anni di sperimentazione questa giunta fa un nuovo bando, e comunque dopo 30 anni, 25 di onorata carriera, non siamo più capaci di fare il nostro lavoro. Veniamo estromessi dal bando, addirittura l'ultimo, che neanche il punteggio, capito, per manca sufficienza per poter concorrere. E questo per noi è veramente inaccettabile. Diamo con forza, insomma, il rimborso almeno del 10% che si sono trattenuti dal 2009 al 2012, che in grosso dovrebbe essere 350.000 euro. Perché? Perché praticamente adesso noi abbiamo seri problemi di approvvigionamento di gas, di alimenti e tutto quello che concerne le spese quotidiane, capito? Perciò il vitto, il riscaldamento, calcolando pure che ci sono persone che non è che stanno tanto bene. Noi chiediamo almeno questo, eppure per dare uno stipendio all'operatore. Perché dopo 6 mesi non ne possiamo più, non solo noi, ma anche i ragazzi, perché anche se l'ACT vuole colpire a noi, sta colpendo anche i ragazzi. Perciò io chiedo alle mano se possibilmente e velocemente ci risarcisca dei nostri soldi, anche perché a tutt'oggi in un anno la giunta alle mano e l'ACT sta mandando avanti i servizi con i nostri soldi. Alla mano, sbrigate e dacci i soldi.